l'intervento mi sembra chiarissimo, anche la risposta alla mia domanda, quindi la legge elettorale più semplice di fatto è quella dove che chi prende più voti vince, fosse anche un solo voto, perché vuol dire che ha convinto di più, giusto? Allora, grazie a Gianni Colaccione, Liberi TV, grazie. E, continuiamo la nostra carrellata sugli interventi, quelli già definiti dal nostro organico del cantiere, e quindi chiamo in causa Alessandro Manna, che oggi proprio per il cantiere è relatore sui sistemi comparati. Buongiorno a tutti, grazie Camilla. Allora, quindi 10 minuti di tempo, giusto? Questi 10 minuti di tempo messi a disposizione, vorrò fare un'analisi comparata, ma delle grandi famiglie, dei sistemi elettorali di tipo maggioritario essenzialmente, presenti nelle democrazie contemporanee. Prima di tutto dobbiamo affermare che è innegabile che esiste una rilevanza profonda tra sistemi elettorali, sistemi e forme di partito e forme di governo nella politica e nei sistemi di governo attuale. È un sistema, poi è una relazione particolarmente intricata nella forma di governo parlamentare, che ricordiamo è quella che vige attualmente in Italia attualmente. È anche assodato che le forme di governo parlamentari si indeboliscono quando è simultaneamente presente un sistema di proporzionali privo di forti correttivi e un sistema di partiti particolarmente frammentato. I sistemi proporzionali si sono affermati all'inizio del Novecento con la contemporanea affermazione dei grandi partiti di massa, popolari e socialisti in Europa continentale. E il loro effetto, anche l'effetto della formula proporzionale, sistema elettorale, sui partiti, all'interno dei partiti, nel rapporto fra i partiti e nel rapporto fra istituzioni e partiti, fu già descritto per esempio dal grande politologo e costituzionalista tedesco Ferdinand Hermans, che fu testimone in prima persona della crisi di Weimar. Ora, il proporzionale, questo ricordiamolo, anche storicamente si associa anche a momenti di forte crisi delle democrazie in Occidente. Italia post Grande Guerra, Quarta Repubblica Francese, attualmente vogliamo ricordare il sistema tedesco che prevede, qui dice appunto, una grande coalizione, l'Italia della Prima Repubblica, ovviamente i momenti di crisi della democrazia non possono dipendere soltanto dalla legge elettorale. Fatto sta che questo sistema proporzionale è indubbio, ha generato notevole confusione e notevole perplessità. Quindi parliamo dei sistemi maggioritari uninominali. Essi sono in uso oggi principalmente nei paesi anglofoni e francofoni. Si basano su un collegio uninominale in cui in palio un solo seggio attribuito con la maggioranza relativa o assoluta dei voti. Quindi queste formule maggioritarie, cominciamo con darle attraverso i dati storici e statistici a dare delle evidenze, producono sicuramente delle maggioranze parlamentari, quando le producono, dotate di un numero di seggi più elevato rispetto alla percentuale dei voti ottenuti dal singolo partito della coalizione che poi concorre a formare la maggioranza di governo. Sono sicuramente avvantaggiati i partiti che vincono di misura nei singoli collegi rispetto a quei partiti che vincono con grande maggioranza in pochi collegi, cioè sono avvantaggiati i partiti che vincono di misura in più collegi, in numerosi collegi, rispetto a quelli che vincono con grandi maggioranze ma in un numero inferiore di collegi. Li dividiamo in tre grandi famiglie: i sistemi uninominali ad un turno, detti plurality, i sistemi uninominali a doppio turno, detti majority, e poi i sistemi uninominali ad un turno, ma è detti a voto alternativa con maggioranza assoluta, cosiddetto sistema australiano. Allora, il sistema più semplice, si diceva prima, il sistema più comprensibile è quello uninominale ad un turno, secco, plurality, quello vigente per esempio negli Stati Uniti e in Inghilterra, e essenzialmente nella gran parte dei paesi anglosassoni. Questo tende a sovrarrappresentare i partiti più grandi, indubbiamente, e a sottorrappresentare i partiti medi e quelli più piccoli.
è semplice, ha creato stabilità di governo in Inghilterra, in Gran Bretagna per diverso periodo. Va detto che però notiamo anche qui in questo caso una certa problematicità. Già il politologo Giovanni Sartori osservava che questo sistema può creare stabilità politica quando vi è una certa frammentazione del quadro partitico. Cioè quando lo scarto nei singoli collegi è ridotto, il potere di ricatto dei singoli partiti può essere determinante per l'attribuzione del seggio. Quindi in questo caso paradossalmente il piccolo partito potrebbe avere un ruolo sproporzionato grazie ai cosiddetti accordi di desistenza che di solito possono essere fatti nel quadro appunto dei sistemi a turno 6. Invece nei quadri politici più consolidati, in cui c'è un sistema partitico meno frammentato, il maggioritario secco spinge gli elettori solitamente dei partiti più piccoli, si ricordava prima, a effettuare un voto utile o strategico, il cosiddetto voto utile e strategico. Passiamo al sistema uninominale a doppio turno, quello per esempio vigente in Francia, e che è a sua volta una sottocategoria del doppio turno, o per esempio quello vigente in Italia prima della Grande Guerra. Vediamo. Quindi nel sistema a doppio turno, se un candidato raggiunge la maggioranza assoluta dei voti validi nel collegio al primo turno, non si passa al turno successivo ovviamente. Se questo non avviene, si va al secondo turno, e la modalità con cui si va al secondo turno differenzia questo sistema in due sottocategorie. Nel primo sono ammessi a ballottaggio i due candidati più votati al primo turno, ed era questo il sistema vigente in Italia prima della Grande Guerra. Nei sistemi di secondo tipo sono ammessi al secondo turno tutti i candidati che hanno superato una determinata soglia, una determinata percentuale di voti al primo turno. In questo caso, per essere eletti ovviamente al secondo turno, è necessaria una maggioranza relativa dei voti. Quindi il sistema a doppio turno, a grandi linee possiamo dire, dovrebbe spingere gli elettori ad esprimere un voto sincero e autentico al primo turno. E poi tende al secondo turno a far convogliare i voti di destra e sinistra delle due ali verso il candidato più moderato, più centrista, diciamo, dei due. In questo caso la moderazione del candidato che passa al secondo turno è un segno di forza, perché ha più probabilità poi di passare e di vedersi attribuito appunto il seggio. Un sistema, questi sono detti anche maggiori, il sistema ad un turno, la versione a un turno del sistema maggiority, meglio dire, è quello a voto alternativo con maggioranza assoluta che viene utilizzato in Australia per l'elezione della Camera dei rappresentanti. È un sistema sicuramente un po' più complesso, non complicato, ma un po' più complesso degli altri. I sistemi maggioritari si caratterizzano per la semplicità, regolano l'aspetto micro elettorale, non macro elettorale, cioè l'elezione del candidato nel seggio. Allora, in questi sistemi, che sono sempre, ripeto, maggioritari uninominali, gli elettori esprimono un ordine di preferenza per i candidati nel collegio. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta di prime preferenze, il candidato meno votato viene eliminato ed i suoi voti vengono redistribuiti fra i candidati rimanenti in base alle seconde preferenze, espresse da chi lo aveva votato come prima preferenza. Questo sistema, queste distribuzioni si applicano fino a quando un candidato non raggiunge la maggioranza assoluta dei voti. È vigente, come dicevo, in Australia, in Irlanda per l'elezione appunto del presidente. Che effetti ha? Il voto alternativo in collegi uninominali consente di evitare il problema di eccessivo frazionamento politico e gli accordi di desistenza che potrebbero invece entrare in gioco nel sistema a turno secco. In conclusione, che cosa possiamo dire? Che innanzitutto ricordare una cosa: un sistema elettorale, per poter incidere profondamente nel sistema politico, quindi nella forma dei partiti, nel sistema dei partiti, nel modo in cui i partiti si interagiscono fra di loro, dovrebbe essere utilizzato, adottato per un periodo di almeno 20 anni. Questa è l'opinione di alcuni studiosi, penso a Pasquini.
Il sistema maggioritario, ripetiamo, regola esclusivamente l'aspetto microelettorale. Tutto questo discorso sui premi di maggioranza, sui collettivi, riguardano infatti il proporzionale, non il maggioritario, che di per sé è vero che storicamente di per sé appunto garantisce una maggiore stabilità ai governi rispetto ai sistemi proporzionali, senza necessariamente arrivare all'uso di correttivi forti come i premi di maggioranza o i sbarramenti che per esempio vengono proposti oggi col proporzionale. Abbiamo detto prima, Pierpaolo ci ha ricordato che l'associazione di cultura politica Il Cantiere ritiene utile ai fini di correggere i difetti insiti del sistema, perché il maggioritario sacrifica un po' la rappresentanza dei voti alla governabilità e viceversa il proporzionale, questo lo sappiamo, è banale, crea più instabilità, soprattutto se pure senza correttivi, ma dovrebbe garantire una certa rappresentatività comunque ai piccoli partiti, almeno in Parlamento, pur poi non dandogli possibilità di presentare una vera alternativa, questo è evidente come è stato detto prima. Allora, l'associazione di cultura politica Il Cantiere ritiene utile, al fine di correggere i difetti insiti nei sistemi, procedere all'adozione di collegi uninominali piccoli, ricorrendo altresì, e questo lo vogliamo affermare, lo vogliamo gettare appunto nel dibattito, alle primarie di collegio. L'obiettivo è duplice: aumentare da un lato la partecipazione attiva dei cittadini ai processi decisionali e dall'altro lato, quello degli eletti, consentire una selezione più meritocratica dei candidati stessi, enfatizzando l'elemento di una responsabilizzazione più forte nei confronti degli elettori. È un errore, secondo noi, interpretare il legame stretto che si creerebbe tra eletto e territorio, fra eletto e collegio, come un limite all'azione appunto politica nazionale, quella di più ampio respiro, perché rappresenta a nostro avviso piuttosto uno strumento utile per ricucire il legame che si è rotto fra cittadino elettore e cittadino eletto, anche a causa dell'adozione di sistemi elettorali sbagliati. Oggi il dibattito in corso sulla riforma elettorale è condizionato da due esigenze legittime che sono state avanzate dal sistema della politica. La prima è quella di garantire maggioranze coese e stabile in Parlamento, in grado di contribuire alla continuità e all'efficacia dell'azione di governo. La seconda è quella di dare un segnale che sia allo stesso tempo simbolico e concreto di abbattimento dei costi della politica. Infatti, qui troviamo il costante riferimento nelle proposte che sono all'esame oggi, da un lato a significativi premi di maggioranza in favore del partito o della coalizione vincente, e dall'altro si include nell'accordo politico della riforma elettorale anche quello del superamento, qui vedremo, del bicameralismo perfetto, va proprio nella direzione dell'abbattimento dei costi della politica, ma manca nel dibattito un serio confronto, un serio dibattito sulla riforma delle istituzioni, sulle riforme istituzionali. Ci sembra che questo non sia avvenuto. Allora, dall'analisi comparata dei sistemi elettorali evince che anche i sistemi maggioritari di per sé non garantiscono in ogni momento in ogni contesto politico, in ogni contesto partitico, la governabilità e la stabilità dei governi. Questo è un dato di fatto. Per garantire la stabilità sarebbe secondo me, a parere di chi parla, opportuno invece investire il Paese di un confronto aperto, che sia senza dogmi e senza veti, sul superamento della forma di governo parlamentare, a favore di un'ipotesi presidenziale o semipresidenziale, che sia però coerente con un sistema di regole liberali in cui pesi e contrappesi fissino i limiti entro cui l'azione politica degli organi dello Stato può trovare al contempo legittimità ed efficacia.